Lorenzo, ripartiamo dall'episodio finale, perché i replay sembrano insomma acuire il dispiacere dell'Avellino per questo penalty. Tu eri già uscito da bordo campo, sembrava, come è sembrato a noi sui spalti, che il rigore non ci fosse. No, da bordo campo sembrava il rigore non ci fosse, come al solito insomma mezzo episodio non è a nostro favore, però ormai l'hanno dato il rigore e dobbiamo guardare avanti. In campo con personalità, anche oggi qui al San Nicola di Bari avete fatto un primo tempo in cui siete diventati a tratti padroni del terreno di gioco con grande personalità. È un peccato uscire dal San Nicola dopo una partita così senza punti. È un peccato perché comunque due episodi sfavorevoli e abbiamo perso la partita. Avevamo fatto bene il primo tempo, non avevamo trovato la via del gol, però insomma la squadra c'era. Bisogna migliorare sotto tanti punti di vista, perché comunque anche oggi usciamo con due gol e episodio o no, comunque sono sempre due gol presi. Fa piacere insomma anche lo spirito, l'autocritica costruttiva di Lorenzo Laverone, questo anche fa una squadra vincente. Tornando alla tua partita, come quarto di centrocampo largo a destra sembra davvero il tuo ruolo, francamente, rispetto al terzino che pur interpreti con grande applicazione. Anche oggi hai fatto un paio di discese importanti, è mancato quel pizzico di cattiveria per convertire anche i tuoi affondi sulla corsia a destra, e l'Avellino poteva già sbloccarlo nel primo tempo. Sì, ci sono state due palle che avevo messo in mezzo, purtroppo Matteo e Raul non ci sono arrivati, e una palla anche purtroppo io non sono riuscito ad agganciarla, era leggermente più lunga, perché peccato, perché comunque potevamo sfruttarla meglio, e spero che la prossima volta insomma ci sia l'occasione per gli attaccanti di buttare dentro qualche cross. Un peccato subire il gol del pari dopo due minuti, forse vi ha colpito un po' psicologicamente questa prodezza balistica di Improta, ha tirato fuori un gioiello nel momento meno atteso per voi, eravate in vantaggio sugli ali dell'entusiasmo. Sì, sembrava girare tutto a nostro favore, però un episodio, vedi, cambia tutto e niente, devo rivederlo il gol, sembra abbia fatto un gran gol, però magari si possono sempre evitare in un certo modo, quindi possiamo lavorare su questo. Angelo, passo l'auricolare a Lorenzo Laverone per le domande da studio. Sì, buonasera Lorenzo. Attenzione, eccoci, massima, attenzione massima, concentrazione massima già in vista della Salernitana, perché questo campionato di Serie B, nonostante i rapporti di forza in questo momento dicano favorito l'Avellino, esprime davvero qualsiasi tipo di risultato. Perugia Pro Vercelli di oggi, docet. No, ma il derby è sempre una partita a parte e niente, noi dobbiamo prepararla in migliori modi. Sappiamo che in Serie B partite facili e scontate non ce ne sono, e oggi il Perugia è stata l'ennesima dimostrazione insomma. Senti, mi dai una valutazione sulla tua partita? Stavolta l'ingresso di Bidawi, che contro l'Empoli era entrato al posto di Molina, stavolta al tuo posto purtroppo non è servito. Una valutazione sulla tua prestazione, sei soddisfatto complessivamente? Ah, il primo tempo ci sono state un paio di occasioni che insomma si poteva far meglio e poter far gol. Niente, il mister mi ha chiamato in panchina dopo insomma l'inizio del secondo tempo, perché penso volesse provare a vincerla, quindi ha messo Bidawi, che è più offensivo di me. Niente, quindi purtroppo il risultato è andato male, ma siamo sempre a disposizione. Grazie. Angelo, permettimi un'ultima domanda prima di liberare Lorenzo Laverone, perché c'è in attesa Luca Lezzerini che ci sta aspettando con grande cortesia. Il tuo derby da ex, l'abbiamo detto più volte, quindi non lo ripetiamo, che per te è una partita particolare, nel senso che qui ad Avellino hai trovato la tua dimensione rispetto a Salerno. Siete desiderosi, immagino, di regalare una grande soddisfazione ai vostri tifosi e soprattutto per la classifica di ripartire subito di slancio. Sì, è una partita insomma particolare per me, perché comunque ero fino a poco tempo fa a Salerno e sono stato male là e ho avuto dei problemi, e sono contento di essere l'Avellino e di disputare questa partita con i biancoverdi insomma. Ringraziamo Lorenzo Laverone. Angelo, lo liberiamo. Sì, e procediamo subito con Luca Lezzerini. Grazie Lorenzo. Grazie.